Dobbiamo andare sul caso, Dan. Io direi di iniziare andando lì, perché c'è questa polemica sul gol, sul primo gol della Fiorentina, per un'eventuale spinta. Aspetta che ce l'ho un pochino meglio, te la condivido. Sì, okay. Manfred, ti ho mandato due. Ci sono stati due episodi in 2 minuti, in realtà. 2 minuti prima del gol, che andrei proprio veloce, c'è un rigore abbastanza netto, cioè c'è un intervento abbastanza netto da calcio di rigore su un giocatore della Fiorentina, su Terzic. Però cosa succede? Un attimo prima, lo stesso giocatore che poi fa il fallo da rigore subisce, diciamo, questo fallo dal giocatore della Fiorentina, e quindi il direttore di gara fischia dopo questo fallo, fischia il fallo precedente. Ci sta la scelta di chiamare il fallo, diciamo, prima del fallo da rigore. È stata sicuramente sbagliata la gestione dei tempi, perché vedendo tutta l'azione in live, secondo me se non ci fosse stato quel fallo da rigore l'arbitro non avrebbe fischiato quel fallo. Sono abbastanza certo di quello. Poi probabilmente nella testa si è rivisto velocemente l'azione, allora ha deciso di punire un fallo che ci sta, diciamo. Scusami, Denis, quindi facciamo chiarezza. Cioè, secondo te il rigore c'è? Il fallo da rigore, è netto, Manfred. Nel senso che il giocatore della Roma si fa anticipare, prova a prendere il pallone perché lui per terra si sta rialzando, è per terra proprio perché ha subito ci sono, volevo dire, per te il rigore c'è ed è netto, mentre il fallo che poi annulla il rigore non è così. Allora, succede un'altra cosa, che secondo me il fallo c'è, però secondo me il direttore di gara, se non ci fosse stato il fallo da rigore, avrebbe lasciato giocare, perché quel fallo lì... Denis, scusami se ti interrompo, lui aveva lasciato giocare. Esatto, lui ha lasciato e ha aspettato un secondo e da fallo contro la Fiorentina. Passano 2-3 secondi, Danny, in realtà, perché comunque i Bagnets, se non sbaglio. Per quello che dico che secondo me lui, la sua intenzione era quella di non fischiare, anche perché non c'è una situazione di vantaggio, perché poi la palla è della Fiorentina. Uno dice aspetto a fischiare, vedo se si concretizza il vantaggio e poi fischio. In realtà la palla era della Viola, quindi lì ha proprio sbagliato, ha lasciato proprio percepire i giocatori anche in campo. Comunque, infatti qua si è creata molta polemica, è stato ammonito Mourinho in questa situazione, mi pare. Strano. Costerà la squalifica. Diciamo, lì è stata un'errata gestione dell'episodio. Ci stava il fallo, bisognava fischiarlo subito. Ma Dan, perdonami. Prima su Milenkovic. Sì. Allora, sentiamo tutti. No, volevo chiederti, Dan, perché so che in realtà i falli ovviamente non si giudicano in questo modo, però il giocatore della Roma che in teoria subisce il fallo si rialza praticamente subito senza neanche lamentarsi. Ora, non è che il contatto era talmente leggero che forse non era, era il caso di non fischiarlo. Però non devi calcolare, lui si rialza perché io finalmente, cioè una vede una situazione di pericolo, è un difensore, prova a rialzarsi e andare a recuperare, poi dice poi al massimo me lo fischia, perché lì una situazione comunque di pericolo, ci sta che un difensore provi a rialzarsi. Ripeto, non è un gran fallo. È quello, cioè così netto secondo te il fallo su... lui trattiene, il giocatore della Viola trattiene con il pantaloncino, sul pantaloncino entrambi i due giocatori della Roma, e dopodiché scivolando tocca sul piede destro il giocatore della Roma, che ne provoca comunque la caduta, e lui si rialza perché... poi vede la palla che arriva a Terzic, cioè allora prova a rialzarsi subito, a intervenire. In quel momento ha perso un tempo di gioco e quindi ci sta poi fischiare. Però ecco, sentiamo tutti, ho fatto il pull. Denis, ne possiamo parlare del rigore su Milenkovic di prima? Che è molto netto. Bravo Flavio. Rigore nettissimo, quei pagliacci della Roma non ne hanno parlato? No, per favore, non so. Allora, devo dire una cosa, perché molti stanno scrivendo, romanisti. Allora, i romanisti hanno deciso, almeno quelli che vengono qua di solito, che fino a mercoledì... hanno fatto come Mourinho. Non si faranno vedere, sentire. Come diceva Giovanni Paolo II, meglio star zitti e dare l'impressione di essere scemi che aprire bocca e togliere tutti i dubbi. Questo è un grande messaggio da lanciare, diretto, Flavio. Un attacco diretto, se volete potete entrare a difendervi, chiaramente. Sentiamo tutti su questo episodio. Io non avrei tolto il rigore. Io sono d'accordo con te. Ma è vera sta cosa che non si presentano? Molti dicono che fino a mercoledì stampa.
qualcuno ha detto per quello, molti hanno inventato scuse, però io ho capito la loro strategia. Ma per scaramanzia, ma per... No. Fino a mercoledì, no, penso. Però così, così vale tutto, però, dai, su. Ragazzi, io l'ho invitato, ho invitato tutti, non poteva nessuno. No, no, vabbè, vabbè, io... Per favore, accetto. sentiamo Ema. Come si dice. Ma in finale di Coppa Italia Primavera la Roma fa lo stesso identico fallo che fa la Fiorentina, vabbè, se si può chiamare fallo. La finale di Coppa Italia Primavera. Sì, vabbè, la stesso discorso, hanno esultato, bravi tutti. No, no, non è una polemica, ma quello è successo, andava bene lì, per me va bene anche qua. Tanto non è la prima volta. Capito, ma scusi, no, Emanuelson, in primavera uno, gli arbitri Conta. Noi si alza solo per i trofei. Uno saranno gli arbitri un po' più scarsi di quelli della Serie A, in teoria. I livelli sono quelli. Dunque non hanno il VAR. Quindi Manfred, se posso difendere un attimino Ema. Ema non sta dicendo che perché va bene uno va bene l'altro. Semplicemente dopo quella partita, che a Firenze e Roma l'abbiamo vissuta e seguita, i tifosi romani si ci hanno pigliato per il culo. Ah, quello non è fallo, imparate a giocare. Lo stesso identico fallo va adesso e adesso su quella partita. Manfred, ma noi ci siamo persi un underground sulla primavera clamoroso. Cioè, ma chi è che fa le polemiche sulla primavera? Scusatemi. Sono potenti. Primavera seguitissima da noi. Io non mogliamo un cazzo, ragazzi. Noi ogni trofeo buono, c'è anche quello del campino sotto casa, va bene lo stesso. Tra l'altro vi faccio vedere i risultati del poll alla fine, scritto malissimo da Manfredi, perché il rigore non è mai stato dato, quindi giusto. Vabbè, togliere volevo buttare benzina sul fuoco. Fatemi sentire Spadoni che ne pensa. Secondo me, allora premetto che il rigore era netto su Terzic. Sono d'accordo con Flavio che c'era quello di Milenkovic, quindi trovo inutili queste polemiche. Va detto che ogni domenica la Roma ce l'ha con qualcuno, Mourinho ce l'ha con qualcuno, quindi i romanisti ce l'hanno con qualcuno. Però ragazzi, qui la Roma ha fatto cagare a pezzo, questa è la realtà dei fatti. Poi proprio stamani, quando ci siamo sentiti Manfredi, dopo mi sono letto un po' di roba e si può anche ritrovare questo articolo. C'è un articolo che dimostra che la Fiorentina, per errori arbitrari, è la squadra più danneggiata del campionato. 7 punti. Aspetta, allora aspetta. Vabbè, però mi stai aspetta. Provo a cercare. Andre, ma mi hai appena criticato i romanisti e stai facendo la romanata, però. No, stavo dicendo che questi fanno tanto arbitrari, i polemici, ma poi la Fiorentina che deve fare? Ha vinto meritatamente, ma poi alla fine è la Fiorentina che ci ha rimesso quest'anno. Quindi noi stiamo zitti perché siamo più seri. Però questi hanno stancato, dai, Mourinho che faccia un pochino di possesso palla e meno polemica sugli arbitri. Ragazzi, allora la classifica dei presunti Mantini. Errori a favore è ovviamente l'Inter seconda, pensavo fosse prima, Juventus nona, Milan ovviamente diciottesimo. Come? Sì, ragazzi, ok, di episodi arbitrali a favore, ok. E chi c'è primo? A favore. Con un bilancio in pareggio c'è la Juve in più Udinese Spezia, mentre hanno Fiscione, no, qua la Fiorentina dice che ha più uno, non lo so, però ho trovato un altro. I romanisti, ragazzi, che ci sono i romanisti, chi ha i romanisti dietro? No, per favore. Io ho una classifica abbastanza affidabile, ragazzi. E quindi qui sono prego. La classifica senza errori arbitrali effettivamente dà la Fiorentina con molti più punti di quanti ne abbia, perché qua dà la Fiorentina, aspettate, ve la zoom un po', a 55 punti. Io non so quanti ne abbia adesso, Manfred, però 53. Vado subito, siamo lì, 53. La Serie A. La Lazio sarebbe seconda, quindi Lazio squadra estremamente sfavorita dagli arbitri. Milan quarto. No, Lazio è seconda anche adesso. Vabbè, la classifica è più o meno quella, a parte Juventus e Roma, che no, dovrebbero essere quello, penso che a errori arbitrali più o meno siamo tutti lì. Poi io non ho capito, scusami, episodi a favore 1, episodi contro 7, però bilancio è più 2. È un po' strana come cosa, la tabella l'hanno fatta bendata. No, ma credo che questi siano i punti di differenza. Magari dipende dall'importanza dell'episodio arbitrale. Ho capito, perché ma 7 episodi contro, perdona, magari molti favore, sono che stai vincendo 3-0, capito? Ma mi dite quali sono i 7 episodi contro il Napoli? Una alla volta. Prego, Dennis. No, dicevo, probabilmente quegli episodi contano, non so se sul 3-0 oppure un'espulsione, cioè che non ti porta punti
fisici, a parte che sono secondo me classifiche, cioè io stesso che ho una pagina che si chiama Errore Arbitrale, però sono classifiche totalmente inutili, ma perché comunque un rigore lo devi segnare, se per caso vai in vantaggio per un gol iniziato da un'azione irregolare poi comunque devi difendere il risultato tutta la partita, cioè quelli che possono veramente pesare sono episodi importanti nei minuti di recupero, dove il tempo poi per cioè per un gol nei minuti di recupero, per un'escursione nei minuti iniziali, dove comunque devi Danny, il più chiaro è tipo Juve Salenti, ma Di Marco a Firenze, rosso diretto, cioè era un rosso diretto col calcio di rigore, Inter in 10, un rosso diretto per più di un tempo comunque ha un certo peso, come un gol preso dal 90esimo in poi ha un certo peso, tipo Juve Salernitana, Juve Salernitana, Milan, anche a San Siro quel fallo sui Conè, Bologna abbiamo perso male per una, cioè, però va bene, dai. Con la Bologna me lo ricordo. Noi non siamo romanisti, non ce ne frega un cazzo. Quella Bologna me lo ricordo, è stato molto clamoroso. Però veniamo a quello per cui invece la Roma accusa, piange, si lamenta ed è il gol dell'1-1, giusto questo? Sì, il gol con Mandragora con Mandragora che salta sulle spalle, chi era questo qua? Alla Cristiano Ronaldo. Missori. Allora, Mandragora salta su Missori e fa la sponda per Jovic che segna. Dennis. Allora, qua siamo sempre in quegli episodi dove se l'arbitro fischia fallo in attacco, nessuno protesta. Ne abbiamo parlato spesso quest'anno di queste spinte dove raramente comunque sono state fischiate, perché qua comunque il giocatore della Viola salta in anticipo, nel senso lui salta in anticipo, poi è vero che in realtà appoggia entrambe le braccia e la gamba sul giocatore della Roma, e secondo me il giocatore della Roma non gli viene impedito di saltare, ma sicuramente perché appunto lui è in ritardo, salta in anticipo il giocatore della Viola. Due sono gli aspetti, difficilmente abbiamo visto fischiare questi tipi di spinte in area di rigore, anzi ci siamo sempre anche spesso messi a favore, cioè non so, la spinta di Bremer che secondo noi non era comunque da fischiare in Europa League, ci sono stati la stessa spinta anche su un recente, forse era Inter e Juventus di Coppa Italia, la sponda di Darmian su Alexandro, mi pare sull'azione poi del rigore di Lukaku, una partita andata in Coppa Italia, quindi è una linea diciamo abbastanza chiara data dai direttori di gara e soprattutto dai Roldi durante la partita. Ricordo che ha fischiato semplicemente 10 falli a 11, quindi comunque ha tenuto una soglia del fallo molto, molto alta, ma anche sullo stesso episodio del gol del 2-1 della Fiorentina, una spinta molto simile, dove poi l'azione proseguita a Fiorentina ha segnato il pareggio su un giocatore della Fiorentina, l'arbitro ha fatto chiari segni di continuare. Quindi sono quelle azioni per cui, come lo stesso rigore di Milenkovic al 67esimo, dove la trattenuta di Mancini secondo me è minima, si vede il colletto tirato ma Milenkovic cade dopo, sono tutte quelle situazioni per cui quest'anno hanno lasciato giocare molto, però sono situazioni per cui se ti fischiano rigore puoi protestare poco, nel senso che l'utilizzo comunque delle mani è prerogativa. Vuoi essere onesto, Dennis? Secondo me, rispetto agli altri che hai citato tu, mi sembra troppo plateale per metterlo. È un po' più plateale questo, sì. Quello cioè sì, per metterlo tra quelli dove escludi il VAR. Secondo me qua il VAR poteva intervenire. Mi sembra troppo evidente. Nessuno della Roma, ragazzi. Su questo il VAR è difficile che intervenga. Questo è veramente difficile che intervenga. Cioè deve proprio tirargli un pugno, una ginocchia. Guardate come vota la chat, ragazzi. Secondo me è molto cioè rispetto questo, a quelli che ci piace, questo è più fallo, esatto, questo è più fallo degli altri due, nel senso perché c'è anche oltre, ci sono proprio due mani sulla schiena. Quello che devi vedere dal video è che lui salta comunque molto in anticipo. Il giocatore a Viola salta molto in anticipo, quello della Roma perde il tempo. Se te lo fischiano ci sta, perché lui mette sia due braccia e poi anche con la gamba, diciamo, è un po' più plateale. È molto simile a quello che dicevate, al contrario, subito poi dalla Roma nella finale del primavera. Quindi quello Ciccione. No, ma è che lei ho detto già sabato quando è successa la cosa, ho detto le stesse parole: se te lo fischiano
te lo prendi, se non te lo fischiano va all'interno di una gestione dei falli in questa maniera. E devo essere sincero, ho visto la partita, per me Airoldi non ha arbitrato nemmeno così male, anzi ha lasciato Flavio gli episodi, secondo me ha avuto anche una certa coerenza. L'unica piccola cosa è il fatto di aver fischiato dopo, però il fallo c'era comunque per il rigore della Fiorentina possibile, esatto. Ecco, secondo me lì c'era, però è una cosa. Su questo fallo qua, secondo me, ragazzi, io caro Flavio, mi dico, la prossima volta in chat da Assoli le stesse cose di questa live, senza venire a fare lo sportivo. Consiglio spassionato, solo per un po' di coerenza. Allora, che ne pensa Flavio? Nella chat di Asso gli ho detto, non ho fatto lo sportivo, anzi ho detto che gli facevo i complimenti per l'Europa League. Se questa è sportività, vuol dire che tu l'ironia non la conosci proprio. Tom, ma lei che ne pensa dei romanisti che protestano per questo? Secondo me i romanisti dovrebbero dedicarsi al giardinaggio, all'equitazione, alla bicicletta. Giorgia, no, una ritratta subito. Ciao Giorgia, ti voglio bene, eri allo stadio, ci han visti, puoi dire anche tu alla chat a questi romanisti che mercoledì trionferanno in Europa League che la vittoria è stata meritata e che l'arbitro... Non ritratti, prego Giorgia, li ha infamati per mezz'ora, prego. Ti ha dato della pagliaccia, Giorgia. Ma che devo dire, ragazzi? Cioè, parliamo sempre delle stesse cose. A Roma si parla di sport arbitrali, non ha neanche più senso starne a parlare. Giorgia, scusami, Giorgia, non si sente benissimo. Se ti muovi, ripeti quello che hai detto perché non l'hanno capito. Aspetta, che forse mi prende male. Aspetta, non lo so. Ho detto che è anche inutile stare sempre qui a parlare di torti arbitrali, perché ragazzi la Roma quest'anno ne ha subiti tantissimi, l'anno scorso tantissimi, quindi è anche un po' inutile starne qui a parlare, cioè di che dobbiamo parlare. Quindi stai dando ragione a Flavio. La squadra è l'unica squadra. No, non sto dando ragione, era il gol, era da annullare, era palese. È l'unica squadra che si permette di aggredire l'arbitro. Avete visto Mancini e Cristante faccia a faccia? Bene, ma ti rendi conto del gol che vi hanno dato? No, in realtà prima del gol. Giorgia, in realtà prima del gol. Ha fatto bene, io intendo, in generale. Giorgia, un attimo. Giorgia, se hai un paio di cuffiette, Giorgia... Hanno faccia a faccia con l'arbitro. Un attimo che abbiamo un problemino con l'audio. Un attimo, un problema tecnico. Se hai un paio di cuffiette, Giorgia, sarebbe top, perché... Non so perché l'iPhone è un po' così. Ma voi, cioè, la Roma, i giocatori della Roma, Cristante e Mancini, hanno fatto faccia a faccia con l'arbitro. Cioè, questi qua fanno finta di essere vittime del sistema. Questi sono ridicoli, oh. Questi 3-4 persone da Mourinho, visto che di calcio Mourinho che cazzo gli insegna, li fa fare solo questo, li fa fare litigate con l'arbitro, proteste al quarto uomo, e mercoledì saremo tutti spagnoli. Questo è chiaro. I tifosi della Roma, chiedo, ma voi credete davvero al teatrino di Mourinho che tutto l'anno che fa finta di lamentarsi degli arbitri perché non, per la squadra fa schifo e quindi lui si sta salvando in questo modo? Ma se la squadra facesse schifo, dice... Aspetta, in Europa League non ci staremmo in finale, credo. Vabbè, hai giocato col Bayer Leverkusen, fa gol nel 2026. Però quando abbiamo giocato il Bayer Leverkusen era uno squadrone, ci dovevano rompere il culo, invece poi non mi sembra che ce l'hanno rotto, quindi... Vabbè, ma fate pugilato, no? Fate calcio. Cioè, Mancini gioca a pugilato, fa pugilato. E poi, quindi le partite si vincono ugualmente, quindi va bene lo stesso. No, però io... Attenzione. Questa è una domanda che vorrei fare a Dan, perché... Effettivamente, non so se tu hai percepito la stessa cosa, ma da quando è arrivato Mourinho, l'atteggiamento dei giocatori della Roma nei confronti dell'arbitro è abbastanza tossico. Cioè, sono sempre lì ad accerchiarlo. Mourinho è, cioè, in questo comunque lui si fa accerchiare dai giornalisti in conferenza stampa, veicola sull'arbitro durante le partite. Lo faceva all'Inter, l'ho fatto al Chelsea, lo fa alla Roma. Questo dipende dall'ambiente, cioè rischia a volte di surriscaldare un ambiente anche quando non ce n'è bisogno, però lui è bravo a questo, cioè a veicolare il messaggio dove vuole lui, o sul giornalista o sull'arbitro. A volte lo fa anche per proteggere la squadra, perché così invece che andare sulla squadra, sui giocatori, vai su altre, diciamo, altre tematiche. O se stesso. Ovviamente sì, le partite della Roma sono molto nervose. Giorgia, sempre le cuffie se puoi, Ma messe, non si sente? Ah, le messe? No, ma secondo me non le attivate. Aspetta. Prova a aggiustare tu l'audio, Hendrix. Niente, dispositivi non collegati. Ha rotto tutto Manfredi, incredibile.
che cosa hai combinato? Anche volendo non saprei come fare. No, io in teoria posso farlo. Io ragazzi vi devo salutare che oggi alle 3, sono già in ritardo 5 minuti, ho una riunione 5 minuti fa. Tranquillissimo. Non vogliamo distruggerti, ragazzi, grazie. Qualcuno lavora qua. Grazie Dan, grazie mille. Buon lavoro Dan.